Iniziamo come abbiamo previsto. Prima di tutto, scusandoci per questo ritardo causato dai problemi tecnici. Quindi tutti lo sapete che non è facile sempre fare una cosa nuova. Bisogna fare le prove, però le vostre domande non ci hanno permesso di avere questo tempo perché stavamo rispondendo alle domande. E questo ha causato un ritardo prima di iniziare. Ovviamente anche la connessione non è stata molto molto disponibile per aiutarci, però sta andando tutto bene. Tra poco parleremo di argomenti previsti come l'avete visto nell'evento. Allora, se ci state vedendo, scrivete se vedete, se state ascoltando bene, la voce vi arriva bene? Prima di parlare delle cose importantissime, scrivete qua nei commenti se state ascoltando ciò che stiamo dicendo. Vedo c'è uno che dice parli per favore, un altro dice parla, quindi è un segno che dobbiamo iniziare a parlare. Se non ci sentite, commentate, fateci sapere se ci sono dei problemi. Adesso parleremo senza sosta degli argomenti che abbiamo previsto e funzionerà così. Faremo un'esposizione, quindi di questi 5 punti. Allora, ringraziamo tutte le persone che sono connesse, che stanno ascoltando ciò che stiamo dicendo. Adesso parlerò senza sosta e ci scuserete per questo disagio. Nel primo punto abbiamo previsto di fare una piccola introduzione su questo sito, su questo progetto. Su permesso di soggiorno.org, che è il sito principale. E la prima cosa che dobbiamo dire è raccontarvi un attimo come è nato questo progetto, come è nata questa idea. Il sito permesso di soggiorno, come lo sapete, come avete letto, è nato appunto per poter dare delle informazioni a delle persone che hanno bisogno di regolarizzarsi in Italia. E questo sito ovviamente è stato frutto di un problema personale. Io che sono stato il fondatore di questo sito, l'ho creato io all'inizio. E ci ho lavorato tanto tempo, giorno e notte, perché anch'io cercavo delle informazioni, io non le ho trovate da nessuna parte. E visto che già avevo delle conoscenze in informatica, quindi ho previsto di cercare di mettere insieme un punto di riferimento per queste informazioni per tutte le persone che hanno lo stesso problema come me. Nel frattempo la comunità è cresciuta moltissimo e ci sono state tante persone che hanno trovato utile questo sito. Per questo abbiamo formato una comunità su Facebook e questa comunità ovviamente è la pagina su cui ci state guardando. Parlando dei numeri, adesso stiamo superando circa 20.000, 21.000, non so quante persone stanno mettendo mi piace adesso, però il numero continua ad aumentare. Questo è un segno che il servizio che vi offriamo probabilmente sono importanti. Non sapete quante persone ci sono dietro, sono tante persone, ci sono delle persone che vi rispondono certe volte di giorno, certe volte di notte, e quindi il progetto è cresciuto moltissimo e più di quanto si aspettava. Una delle cose che abbiamo preferito, cercando su internet c'erano sempre delle persone che potevano dare delle informazioni, però
Il problema era anche un linguaggio giuridico, un linguaggio difficile da capire. Se vi siete resi conto, su questa pagina e sul sito permessodisoggiorno.org abbiamo cercato sempre di semplificare delle informazioni. Semplificare però senza togliere la sostanza di ogni informazione. Che significa questo? Abbiamo sempre quando esce una cosa nuova, una legge nuova, un decreto nuovo, noi cerchiamo di tradurlo in un linguaggio che noi stranieri possiamo capire bene. In un italiano facile per tutti. Ci sono tante persone che sono arrivate in Italia, che hanno imparato bene la lingua italiana, ma ci sono anche altre persone che non l'hanno imparato. Quindi conoscono soltanto l'italiano parlato. Per questo motivo cerchiamo di tradurre ciò che diciamo in un linguaggio semplice. Su questo servizio arrivano ogni giorno quasi 200 domande sia sul sito e sulla pagina Facebook. E cerchiamo di rispondere direttamente alle persone. E spesso diventa un dialogo perché bisogna anche ascoltare la persona. Allora, lasciando questo, andiamo su un altro aspetto di questo progetto che è l'assistenza personalizzata che abbiamo inserito per poter fare un filtro. Visto che già arrivano tante domande, ci sono delle persone che hanno delle priorità, che hanno delle precedenze. E per questo, quando uno, per esempio, ha una domanda urgente, c'è questo tipo di assistenza personalizzata, come lo troverete sul sito, anche in prima posizione sulla pagina. Allora, questo servizio che tanti di voi avete già utilizzato, serve per poter avere delle risposte molto veloci. Vedo che ci sono delle persone che dicono di fare delle cose utili. Sì, perché questa introduzione serve per poter aiutarvi su come utilizzare questo sito, altrimenti non saprete come fare, da dove iniziare, da dove andare, oltre a leggere le cose scritte. Abbiamo previsto di parlare di alcune distinzioni da fare. Vedo che ci sono tante persone che stanno scrivendo se possiamo parlare della sanatoria, se possiamo parlare su decreto flussi e così via. Allora, noi andremo in ordine per poter aiutare tutti a capire. La prima cosa di cui poi vogliamo parlare è la famosa tassa di soggiorno che ha causato tanti problemi fino adesso. Ognuno di noi, ogni straniero che sta in Italia almeno da un anno o da 2 anni, per avere il suo permesso di soggiorno ha dovuto pagare qualcosa, tranne alcune poche categorie, tra cui i richiedenti asilo e i richiedenti di protezione, che di solito pagano pochissimo o quasi niente. Ma tutti gli altri hanno pagato o 80, 100, 200 euro, anche di più, considerando le fotocopie che bisogna fare, considerando anche i documenti che richiedono, che magari bisogna chiedere permesso per andare a cercarli, bisogna spesso contattare il paese, quindi farsi spedire i documenti con una spedizione molto speciale, che spesso costa i soldi. Allora, e la tassa sui permessi di soggiorno fino adesso è stata combattuta da tantissime associazioni di categoria, è stata anche molto, è stato un peso per tanti stranieri. Vedo che tante persone stanno dicendo di parlare della sanatoria, aspettate un attimo, ci arriveremo. Ci arriveremo perché non siamo noi a fare il decreto adesso. Adesso noi vi presenteremo la situazione. Quindi andiamo in ordine, questo ci aiuterà molto in questi pochi minuti che abbiamo per poter parlare. Sappiamo che la sanatoria sicuramente è molto molto attesa.
lo state mostrando voi, però permetteteci di andare in ordine, altrimenti mescoleremo delle cose che non dovrebbero essere mescolate. Tornando sulla tassa di soggiorno, ci sono state delle sentenze che hanno abolito questa tassa di soggiorno. Inizialmente c'è stata la sentenza del TAR. E questa sentenza è con un tipo di complotto, la sentenza è stata annullata, sospesa, non annullata. Dopodiché c'è stato anche il Consiglio di Stato che ha ripreso in mano questa situazione. Allora, dopo questa decisione del Consiglio di Stato, la sentenza del TAR è stata riabilitata, quindi è stata, posso dire, in un linguaggio molto semplice, e lasciata come era prevista, ma fino adesso il problema è che il governo non si è mai pronunciato sul pagamento. Allora, cosa succederà? Le persone che hanno pagato i soldi, supponiamo in una famiglia in cui ci sono 3-4 persone, di cui ognuno di loro, ognuna deve pagare 200 euro, sono 800 euro. Allora il governo non vuole esprimersi su questo pagamento, su questo rimborso. Stiamo seguendo l'evoluzione di questa vicenda e fino ad oggi ci sono state delle sentenze che hanno obbligato appunto le questure di riferimento a pagare i soldi. Parliamo della sentenza a Napoli, l'altro giorno la sentenza a Bari, che tutti sono dei segni che comunque se ci alziamo, se ci mettiamo in piedi chiedendo che i nostri soldi pagati ci devono essere restituiti, questo sarà fatto. E per questo noi abbiamo messo a disposizione un'email dove le persone che vogliono farsi rimborsare dei soldi possono già e scriverci, così facciamo una lista almeno per poter al momento dovuto contattarli in tempo, informare per poter chiedere che questi soldi ci siano rimborsati. Per questo motivo non smettete di scriverci, di aggiungervi alla lista che già abbiamo, che supera le 200 persone che sono iscritte, e l'email nostra è assistenza@permessodisoggiorno.org. Questa riguarda soltanto i rimborsi, mentre per tutte le domande bisogna scrivere come di solito a info@permessodisoggiorno.org. Andiamo avanti e vi terremo aggiornati su questo aspetto, su questi rimborsi e quando verrà decisa dal governo, appunto, quando verranno rimborsati questi soldi, se saranno al 100% oppure se sarà a metà, non si sa ancora niente. Questo è quanto riguarda i rimborsi. Tante persone stanno chiedendo ancora la sanatoria. Aspettate un attimo, ci arriveremo. Non per dirvi che c'è una sanatoria domani, ma per presentarvi la situazione che abbiamo in Italia sulla sanatoria e da quanto tempo c'è questa attesa. Quindi l'attesa è molto molto alta, se posso dire così. E quindi le persone che stanno scrivendo di parlare sulla sanatoria, ci arriveremo tra un attimo. Per quanto riguarda i rimborsi, se avete delle domande oppure avete bisogno di chiarimenti, quindi scriveteci e vi risponderemo a tempo dovuto. Allora, tornando sulla sanatoria di cui state parlando voi, prima di tutto, cos'è la sanatoria?
Ovviamente la sanatoria c'è stata negli ultimi anni. Tante persone non sanno cosa è. Allora, la sanatoria fino adesso, come la conosciamo nell'ambito dell'immigrazione, è un momento in cui il governo decide di fare un decreto speciale per poter regolarizzare delle persone che stanno vivendo sul territorio italiano senza essere in possesso di un permesso di soggiorno valido. Sappiamo che in questo momento, oltre alle persone che arrivano da tanti paesi in cui ci sono le guerre, ci sono anche delle persone che comunque sono venute in Italia e con un visto magari di turismo, ma questo visto di turismo è dopo un po' di tempo, di solito dopo 3 mesi, scade. E queste persone non sono tornate nel paese magari pensando di volersi e di potersi regolarizzare facilmente. Purtroppo non è facile come era prima. Prima bastava trovare un lavoro e poi andare a questura e chiedere un permesso di soggiorno. Adesso non è così facile. Bisogna seguire una procedura. Sì, Tamari, sì, dici che stai perdendo il tempo. No, allora, nessuno sta perdendo il tempo perché stiamo spiegando delle cose che possono essere magari importanti per alcune. Quindi se questo argomento non ti interessa molto, quindi puoi intanto farti un giro su internet. E poi magari torni quando stiamo parlando di una cosa che ti interessa molto. E però ci sono delle persone che stanno aspettando. Quindi, visto che stiamo spiegando la sanatoria, bisogna capire in quale momento interviene questa sanatoria. Viene per regolarizzare delle persone che vivono in Italia senza permesso di soggiorno, oppure con un permesso di soggiorno scaduto, o che non è più in regola. Per questo motivo, parlando della sanatoria, purtroppo sono tantissimi anni che non c'è questa sanatoria. L'ultima sanatoria che c'è stata in Italia era nel 2012. Nel 2012 c'è stata l'ultima sanatoria, anche se le persone hanno pagato tanti soldi, fino a 1.000 euro. Erano i soldi voluti dal governo. Il governo ha chiesto di pagare questa tassa forfettaria per poter regolarizzare delle persone. Ovviamente anche questo è discutibile, perché si sente come un modo di fare spendere dei soldi su un documento che in sé per farlo non costa questa cifra. Una delle condizioni per potersi regolarizzare era avere un datore di lavoro, quindi significa entrare nel tessuto che contribuisce, che paga le tasse, quindi pagare le tasse sul lavoro e poi oltre a questo pagare oltre 1.000 euro, ovviamente sì, si può discutere quanto questo sia legale o meno. Per quanto riguarda adesso la situazione sulla sanatoria, veramente dispiace dire che dal 2012 fino adesso ci sono ancora delle persone che stanno aspettando, hanno fatto delle richieste, magari il datore di lavoro dopo un po' di tempo la sua azienda è fallita, quindi non se la sente più di andare avanti con questa pratica di regolarizzare una persona senza un lavoro a disposizione. Ci sono delle persone che, nonostante abbiano già iniziato e magari non se la sentivano di continuare in questo modo. Per questo motivo, fino adesso ci sono delle pratiche sospese che non sono ancora finite.
Ci sono in questo momento anche degli avvocati che ci stanno ascoltando, magari possono scriverci conoscendo i casi in cui hanno partecipato oppure stanno seguendo del 2012, ma fino adesso sono ancora in corso, non sono ancora finite. Per quanto riguarda adesso, il governo è rimasto. No, non è il governo, perché ci sono stati tanti governi dal 2012 fino adesso. C'era Mario Monti, dopo Mario Monti c'è stato Enrico Letta, dopo Letta c'è stato Renzi e fino adesso tutti sono rimasti zitti, nessuno ha parlato di questo, della sanatoria. Ci sono stati dei momenti in cui hanno fatto dei decreti flussi per far entrare dei lavoratori, però lasciando dentro il paese delle persone senza permesso di soggiorno. Significa delle persone che comunque per vivere devono lavorare. Se lavorano, significa che lavorano in nero, non si fanno pagare come si deve. Vengono pagati malissimo, spesso anche sfruttate. Per questo motivo, bisognerebbe che almeno ci sia una chiarezza su questo tipo di lavoro che, il governo fa finta di non conoscere che esiste. In uno degli articoli che abbiamo scritto sul sito, abbiamo parlato di lavoro nero e lavoro grigio. Allora, c'è questo lavoro nero. Magari ci torneremo un giorno, che magari delle persone fanno perché non possono dichiarare quanto guadagnano, lo fanno per sopravvivere. Fino adesso chiediamo alle autorità perché almeno possano fare qualcosa per regolarizzare delle persone che sono in Italia da tanto tempo, però non hanno nessuna possibilità di regolarizzarsi. C'è un punto in cui torneremo alla fine di questa presentazione per poter spiegarvi almeno le poche possibilità che chi è in Italia senza permesso di soggiorno può avere per poter vivere in Italia almeno legalmente. Ovviamente non sono tutte le persone che possono avere dei requisiti o delle condizioni per poter fare questo, perché magari sono già impegnate in altro modo. Per quanto riguarda il decreto flussi, ieri abbiamo scritto sul decreto flussi 2017. Che significa questo? Che il decreto flussi è molto diverso dalla sanatoria. Ci sono delle persone che confondono la sanatoria e decreto flussi. Sono due cose distinte. Mentre la sanatoria riguarda delle persone già presenti in Italia senza permesso di soggiorno, il decreto flussi riguarda delle persone che sono in Italia con un permesso di soggiorno per un motivo, ma hanno bisogno di convertirlo in altro motivo. Per esempio, ci sono delle persone che sono in Italia per motivo di studio, ma vogliono lavorare in Italia, per questo hanno bisogno di fare questa conversione. Sull'articolo pubblicato ieri, appunto facendo riferimento al decreto flussi di questo anno 2017, abbiamo anche indicato le quote per tutti questi tipi di conversioni. Il decreto flussi riguarda anche delle persone di cui il governo ha bisogno. Queste persone sono delle persone che entrano in Italia per poter lavorare, magari perché si tratta di un tipo di lavoro. Per un periodo, si tratta specialmente di lavoro stagionale e questo riguarda alcuni tipi di persone, alcune categorie di persone. E su questo
il governo anche il chiama delle persone di cui ha bisogno, delle persone che hanno dei progetti nella tecnologia, delle persone che hanno delle idee, che hanno dei investimenti. Ieri nel decreto pubblicato parlavano delle persone predisposte a investire 500.000 euro in un progetto e poter dare un posto di lavoro a 3 persone. Sono queste le persone di cui il governo ha bisogno. Vedo che ci sono delle persone che ci stanno chiedendo se per le colf e le badanti non c'è ancora niente. Purtroppo la risposta mia, la risposta inerente alla situazione attuale è questa. Il decreto pubblicato, mi correggo, il decreto che verrà pubblicato nei prossimi giorni, quindi dal 13 marzo, questo decreto non parla delle badanti, fa finta, è come se queste persone non esistessero. Allora, sappiamo quanto è importante il lavoro delle colf e il lavoro delle badanti in Italia. L'Italia è uno dei paesi in Europa che ha una popolazione con la maggioranza di persone anziane. Si dice che il piramide italiano è rovesciato perché ci sono pochissimi giovani e tante persone anziane. E sono specialmente delle persone immigrate che lavorano, che assistono a queste persone immigrate. Per questo motivo le badanti non vengono considerate perché il loro lavoro non è importante, visto che il lavoro non riguarda la tecnologia. Visto che il lavoro delle badanti non è una startup, ma loro non fanno una cosa importante, se si occupano delle persone, dei nostri nonni, dei nostri genitori, come mai loro non sono prese in considerazione? Mi sto riferendo alle badanti, alle colf. Questa domanda ovviamente non è riferita a te, caro amico mio che mi sta ascoltando, ma è riferita a questo governo, a queste persone che prendono delle decisioni seduti in Senato, seduti in Parlamento, dimenticandosi che ci sono dei nonni, dei bisnonni che sono in casa, che sono assistite da una persona straniera. E questa persona straniera purtroppo sta senza permesso di soggiorno. Come mai non si fa una legge per mettere in regola questa persona? Ci sono tantissime associazioni che lavorano nell'ambito del lavoro domestico. Saprebbero dirci più o meno quante sono le badanti in Italia, ma a mio parere, alla mia conoscenza sono tantissime. Per questo motivo, loro davvero meriterebbero di essere messe in regola, perché il lavoro che fanno è importante per il tessuto sociale, riguarda delle persone care alla patria, all'Italia. Quindi, la cosa da farvi capire bene è che noi personalmente che vi diamo delle informazioni non possiamo farci niente, soltanto vi rapportiamo ciò che decidono. E vedo che c'è questo amico, questa amica che scrive quale mese si aprirà la sanatoria. Questa domanda andrebbe riferita direttamente al Presidente del Consiglio. E magari saprebbe rispondere. Noi già partendo dal 2012 fino adesso abbiamo sempre fatto questa domanda, però nessuna persona ha saputo risponderci. Quindi c'è questo silenzio del governo
è che non dice mai se almeno c'è un progetto, oppure se non ci sarà più, almeno dirlo chiaro. Così si sa che delle persone che sono in Italia senza permesso di soggiorno devono arrangiarsi, non c'è un altro modo per potersi regolarizzare. Un'altra cosa da farvi capire è sui decreto flussi. Ci sono alcune persone che ci possono partecipare, altre persone non ci possono partecipare. Magari perché provengono da un paese che non ha un accordo speciale con l'Italia. Quindi andate sul sito, andate sull'articolo che abbiamo pubblicato parlando di decreto flussi, vedrete i paesi che sono interessati da questo decreto. Ci sono anche le date. Queste date sono molto importanti perché saranno il momento in cui bisognerà iniziare a fare delle domande, spedirle e poi aspettare che il governo risponda. Quindi, non sono tutte le persone. Sì, vedo Tamar che dice, allora per noi non c'è niente che ci interessa, buonasera. Sì, e per quanto riguarda la sanatoria posso dire che non c'è niente. Alla fine, tra poco parleremo di alcuni modi che si possono utilizzare per potersi regolarizzare. Allora, per potersi regolarizzare ci sono alcuni modi, posso dire alcune scorciatoie, ovviamente che sono legali. Per esempio, se una persona è senza permesso di soggiorno può sposarsi in Italia. Questo è uno dei modi in cui, per potersi regolarizzare. Ovviamente c'entrano tanti meccanismi, perché non deve essere un matrimonio finalizzato ai documenti. Però, se c'è questa coincidenza, se uno è senza permesso di soggiorno, magari si innamora una persona che ha un permesso di soggiorno, oppure si innamora di un cittadino o di una cittadina italiana, allora in questo caso c'è possibilità di potersi regolarizzare tramite questo matrimonio. Dall'anno scorso c'è quest'altra possibilità di potersi regolarizzare tramite le unioni civili. Questo riguarda le unioni delle persone dello stesso sesso. Fino adesso abbiamo aiutato delle persone dando ovviamente delle indicazioni, anche l'assistenza legale a tante persone. L'ultimo caso che abbiamo seguito era a Roma, dove un cittadino italiano ovviamente conviveva da tanto tempo con un altro cittadino di un paese sudamericano e si sono registrati al comune, hanno seguito tutta la procedura e lui, l'altro partner, ha avuto un permesso di soggiorno regolare per motivo di famiglia. Quindi questo è anche un altro modo per potersi regolarizzare se non si ha i requisiti per poter avere un permesso di soggiorno di un modo normale. Ovviamente no, deve essere un matrimonio oppure un'unione civile finalizzata soltanto all'ottenimento del permesso di soggiorno. Però se c'è questa coincidenza può essere un modo per regolarizzarsi. Se una persona è senza permesso di soggiorno, potrebbe anche, magari in questo momento in cui c'è questo decreto flussi, se vede che rientra nelle categorie previste, potrebbe rientrare nel suo paese, magari essendo qua in Italia, cercare un possibile datore di lavoro e rientrare in Italia e fare tutta la procedura per poter rientrare in questo decreto flussi 2017. Questo è anche un altro modo per potersi regolarizzare.
Ovviamente bisogna stare attenti perché se uno torna in paese, magari per motivo o un altro, non torna, non condannerà nessuno perché non è un consiglio per dire andate in paese e poi tornate, vi sarà un permesso di soggiorno. No, bisogna seguire tutto quanto è indicato dalla legge in corso. Sì, c'è Laura che chiede c'è un modo legale per eliminare le impronte digitali. No, questo modo non c'è perché fino adesso le impronte digitali è uno dei modi per poter rintracciare le persone, dove stanno, in qualsiasi paese dove vanno. Quindi questo sistema Schengen blocca le persone nell'ambito di tutta l'area Schengen. Quindi Laura, fino adesso, a mio avviso, non conosco questo modo di farlo. Qualsiasi modo che ci sia, ci sono delle persone che lo fanno, però è illegale. Quindi, questo modo ufficialmente non lo conosco che ci sia un modo per farlo. La cosa migliore è seguire la legge e finché si può. Tornando sull'argomento di cui stavamo parlando. Un altro modo per potersi regolarizzare, ovviamente, è questa qua, dove si sono aggrappate tutte le badanti, che era sanatoria, però ci delude, ci ha deluso dal 2012 fino adesso, ogni anno non c'è nessuna sanatoria fino adesso. Non so se adesso siamo nel mese di marzo. Non so se nel corso dei mesi prossimi ci sarà magari un decreto per regolarizzare persone che sono in Italia senza permesso di soggiorno. Questo non lo so. Però se c'è questa possibilità, è possibile anche regolarizzarsi in questo modo. Per quanto riguarda il decreto flussi, quindi andate sul sito, vedrete tutti i dettagli, vedrete le date, molto importanti, abbiamo già pubblicato tante cose, le date molto importanti da sapere, le persone che possono partecipare. Sì, quindi se uno vede che non ha i requisiti, inutile perdere tempo. La cosa da sapere è bisogna evitare delle false promesse. Ci sono delle persone che ci fanno un business perché vogliono approfittare di questa apertura promettendo alle persone di aiutare ad avere un permesso di soggiorno facile. Non esiste un permesso di soggiorno facile che non rispetta la legge prevista, che non segue quanto previsto in un decreto particolare. Quindi ogni persona che richiede o che richiederà di sborsare un sacco di soldi, magari perché ha delle conoscenze negli uffici, bisogna stare attenti perché queste false promesse possono deludere molto. Un'altra cosa che vorrei sottolineare è nell'ambito di questa regolarizzazione, se uno sta in Italia senza permesso di soggiorno, la convivenza di fatto, purtroppo, che si riferisce alla legge Cirinà, non permette l'ottenimento veloce del permesso di soggiorno. Quindi, per quanto riguarda le unioni civili, quindi le persone dello stesso sesso, è più facile poter avere un permesso di soggiorno, mentre per le convivenze di fatto, e questa possibilità di avere un permesso di soggiorno è molto molto limitata. Siamo verso l'impossibile. Abbiamo ricevuto in questi ultimi mesi tantissime domande, tante richieste di cittadini italiani che convivono con cittadine o cittadini stranieri senza permesso di soggiorno, chiedendoci se c'è una possibilità di potersi regolarizzare e tramite una convivenza. Di fatto, magari per poterla regolarizzare, registrare al comune per poter avere il permesso di soggiorno all'altro compagno o alla compagna. Questo fino adesso non è possibile
almeno per quanto risulta nel decreto, nella legge Cirinà. Un'altra cosa da sottolineare quindi su questo aspetto, se ci sono delle persone che convivono, la cosa da fare è andare avanti, magari sposarsi per poter regolarizzare questa unione. Un'altra cosa che bisogna spiegare bene riguarda il rientro nel paese d'origine, perché è molto molto semplice tornare nel suo paese, però è più difficile rientrare in Italia. Allora, dite che significa questo? Se uno ti fa una promessa di aiutarti per avere un permesso di soggiorno, la cosa da fare non è di andarci subito, ma bisogna cercare delle informazioni. Se sarà possibile riavere un visto, magari ci sono dei paesi che restringono delle persone che escono dal paese. Quindi, se il tuo paese fa parte di quei paesi, non rischiare di tornarci. Ci sono delle persone anche che provengono dai paesi in cui ci sono dei problemi, ci sono delle guerre, anche se uno sta qua da tanto tempo, ma nel frattempo c'è stata una guerra, ci sta una guerra adesso in corso, non rischiare di tornarci perché tornandoci puoi rischiare la vita, puoi anche rischiare di non tornare. Magari partendo da questa situazione puoi chiedere di come puoi ottenere una protezione, come puoi ottenere un regolare permesso di soggiorno. Ovviamente in questo caso sarà un permesso di soggiorno per motivo di protezione oppure per motivo di asilo politico. Quindi questi sono i modi per potersi regolarizzare se uno sta in Italia senza permesso di soggiorno. Un'altra cosa da capire bene è quando uno arriva in Italia, magari dopo un po' di tempo scade il suo permesso di soggiorno. Spesso questo arriva agli studenti, magari vengono in Italia e poi a un certo punto non studiano, non studiando perdono tutto. Perdono la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno, perdono anche la possibilità di poter continuare a vivere in Italia. Quindi, per questo motivo, la cosa che bisogna fare è riuscire a richiedere un altro permesso di soggiorno quando ci sono ancora dei requisiti. Allora, se uno perde i requisiti, diventa irregolare. Che significa irregolare? Quando si è irregolare e quando si è clandestino. Ci sono le differenze da capire. C'è una differenza molto importante tra clandestino e irregolare. L'abbiamo scritto alcuni giorni fa sul sito permessodisoggiorno.org, la differenza tra un immigrato irregolare è un immigrato clandestino. Uno diventa clandestino in qualsiasi paese del mondo quando rientra e non ha un permesso di soggiorno. Allora, se uno non ha un permesso di soggiorno, no, questo qua è sbagliato. Allora, uno entra in un paese senza avere un visto d'ingresso. Allora, se uno entra in un paese senza avere un visto, questa persona entra clandestinamente. Però bisogna fare distinzione. Uno può non avere un visto perché magari sta fuggendo. Se uno sta fuggendo da una guerra, non ha il tempo per poter andare a chiedere un visto, quindi scappa e via. Queste persone sono dei profughi.
Mentre una persona che entra magari passando da una frontiera che non è molto ben controllata, quindi senza avere né un permesso di soggiorno magari che ha avuto nel suo primo passaggio in Italia, senza neanche avere un permesso, un visto d'ingresso, questa persona è clandestina. Allora, per fortuna, fino a poco fa, essere clandestino in Italia era un reato, bastava mettere un piede sul territorio italiano e subito uno aveva già questa macchia. La cosa da capire bene è se uno fugge dalla guerra e che non ha tempo di chiedere un visto, in questo caso non può essere clandestina chi sta fuggendo dalla guerra, chi sta fuggendo da una calamità. Chi vuole salvarsi la vita? Allora, in questo senso, l'immigrato è clandestino solo se è entrato in Italia con la sua propria volontà di sfuggire alla legge, di ingresso in Italia, senza nessun altro motivo, dietro, senza, nessuna guerra nel paese di provenienza. E in questo caso bisogna allora distinguere chi è clandestino e chi è irregolare. Allora, quando un cittadino immigrato diventa irregolare? Uno diventa irregolare quando è stato in Italia, ovviamente, con un permesso di soggiorno valido a tutti gli effetti, però a un certo punto perde i requisiti per avere un permesso di soggiorno. E che significa questo? Chi è entrato in Italia con visto di turismo dopo 3 mesi e non ha avuto le possibilità di poter chiedere un altro tipo di permesso di soggiorno, rimane in Italia, ma non come clandestino, ma come irregolare. Allora, queste sono le distinzioni da fare. Allora, chi è irregolare può regolarizzarsi, chi è clandestino ovviamente può regolarizzarsi, però chi è già clandestino è entrato con la sua propria volontà di non seguire la legge. Qua faccio, attiro la vostra attenzione, se non c'è se non c'è nessuna guerra, se non c'è nessun motivo che ha spinto questa persona a fuggire il suo paese. Se uno fugge dalla guerra, ovviamente ha diritto di essere protetto, ha diritto di essere protetto in tutto il mondo dove va. Quindi anche l'Italia deve ha questa responsabilità di accogliere delle persone che entrano. Ovviamente non si può svuotare un continente in un paese, questo no, però studiando i casi bisogna capire bene chi può essere accolto perché ha bisogno e chi non può essere accolto magari perché ha infranto la legge. Un'altra cosa da capire su questo fatto, chi è irregolare quindi potrebbe utilizzare i modi di cui abbiamo parlato poco fa, per poter rientrare nelle categorie regolari, per poter riavere un permesso di soggiorno in Italia senza nessun altro problema. Questo riguarderà specialmente delle persone che hanno avuto delle difficoltà per poter rinnovare il permesso di soggiorno. Quindi il matrimonio, le unioni civili, il rientro in paese per poter beneficiare di questo decreto flussi sono dei mezzi legali che possono fare sì che chi è irregolare in Italia possa regolarizzarsi in Italia e riavere il suo permesso di soggiorno. Mentre per quanto riguarda la sanatoria, sempre siamo in attesa se e quando ci sarà.
ci sono ancora delle domande, dobbiamo cercare di rispondere ad alcune, però a tutte le domande non possiamo rispondere, soltanto alcune di queste domande. La domanda che si riferisce a quando apre la sanatoria, abbiamo risposto che non sappiamo esattamente quando. Non sappiamo quando e noi vi terremo aggiornati, e davvero siamo sempre noi anche con gli occhi aperti per poter vedere se il governo almeno se può fare questa legge questo decreto, diciamo che non è una legge. Questo decreto per poter dare un'opportunità alle persone che vivono in Italia, magari con una promessa di lavoro, oppure già hanno iniziato a lavorare e poi non hanno potuto rinnovare il permesso di soggiorno in tempo, quindi è scaduto, magari hanno chiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione e poi hanno finito il periodo di attesa occupazione senza aver trovato un altro lavoro. Quindi sono rimasti irregolari, nonostante tanti anni di vita in Italia. Quindi noi non possiamo rispondervi se ci sarà questo anno o no. Aspettiamo come voi. Se ci sarà, ogni informazione che avremo vi terremo informati. La cosa su cui vogliamo tornare prima di chiudere questa diretta. E riguarda specialmente il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Magari un giorno ne parleremo bene sui tipi di permesso di soggiorno che esistono in Italia, però visto che già questo tipo di permesso di soggiorno per attesa occupazione è tra le cause dello stato di regolarità per tanti stranieri in Italia. E bisogna sapere che chi vuole chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione non deve aspettare la scadenza del suo permesso di soggiorno, lo deve fare prima della scadenza. La domanda di richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione deve essere fatta prima della scadenza del permesso di soggiorno, magari per motivo di studio. In seguito ai studi conclusi in Italia, oppure il permesso di soggiorno per motivo di lavoro, magari perché il lavoro è finito, nonostante uno abbia già avuto un permesso di soggiorno, però non ha avuto un contratto di lavoro per poter rinnovare. Quindi ha fatto ricorso a questo permesso di soggiorno per attesa occupazione per magari. E sperare che nel corso di un anno avrà trovato un lavoro. Quindi chi non è riuscito a fare la richiesta di rinnovo prima della scadenza, rischia molto perché il permesso di soggiorno. Se non è stato rinnovato prima della scadenza, spesso, spessissimo, la domanda non viene accettata. Quindi fate attenzione se vedete che il vostro permesso di soggiorno sta scadendo, se vedete che magari pensate di chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, fate attenzione, altrimenti rischierete di cadere. Nell'irregolarità e poi sarà difficile potersi regolarizzare dopo. Un'altra cosa su cui vogliamo tornare prima di chiudere tra poco, visto che abbiamo cominciato in ritardo, è il permesso di soggiorno. Per motivi di famiglia e permesso di soggiorno di lungo soggiorno. Chi sposa un cittadino italiano viene lasciato un permesso di lungo periodo, lungo periodo nel senso che si riferisce a 5 anni, quindi non è un anno, possono essere anche essere 2 secondo le condizioni.
Ma quando è un permesso di soggiorno di 2 anni, di 5 anni, questo permesso di soggiorno non dà la possibilità di poter andare in altro paese. Bisogna che magari questo cittadino italiano si sposti in un altro paese e poi dopo farà un ricongiungimento familiare per poter richiamare il suo partner. Quindi, se uno ha un permesso di soggiorno direttamente, non può subito, dire: allora, visto che mio marito è italiano, quindi posso andare a lavorare in Germania. No, questo no, bisogna sempre andare accompagnando l'altro marito, il marito. Altrimenti, una volta arrivati in Germania, non ci sarà la possibilità. Su questo tipo di permesso, sulle possibilità di andare a lavorare in altri paesi, magari ci torneremo un altro giorno con un'altra diretta, magari di poco tempo, per poter spiegare certe differenze che ci sono, anche i modi di fare secondo i diversi paesi. Prenderemo i casi che già conosciamo delle persone che sono partite, che sono riuscite ad avere i documenti in altro paese. Abbiamo dei casi in cui le persone sono già riuscite a integrarsi in Francia, in Germania, in Belgio e in Olanda. Quindi di questo parleremo nelle prossime dirette che faremo su questa pagina e sul sito permessodisoggiorno.org. Infine, per chiudere questa diretta di oggi, che è stata un po' difficile, un po' perché abbiamo iniziato in ritardo, perché c'erano dei problemi tecnici, perché nel frattempo ci sono state delle domande delle persone magari ansiose di sapere quando esce la sanatoria, di sapere le novità in questo decreto flussi. Le volte prossime andremo in ordine, quindi ogni diretta avrà un argomento da trattare. E ogni argomento avrà un tempo. E poi le domande che verranno fatte saranno soltanto inerenti a questo argomento. Così piano piano riusciremo a capire i problemi legati a ogni tipo di permesso di soggiorno. Sono già 4 anni che lavoriamo in sintonia con una rete di collaboratori e avvocati in Italia, aiutando delle persone per poter regolarizzarsi. Quindi ci sono dei racconti, delle testimonianze che ci arrivano ogni giorno che magari che illuminano ciò che dice la legge, che illuminano come uno potrebbe fare per potersi regolarizzare, per avere un regolare permesso di soggiorno. Se avete delle domande da porre, le potete scrivere nei commenti oppure le farete come lo fate sempre, lo potete fare direttamente su questa pagina, lo potete fare tramite i commenti sul sito permessodisoggiorno.org, lo potete fare anche mandandoci un'email su info chiocciola aloba chiocciola permesso di soggiorno.org. Per le persone che hanno bisogno di mettersi in lista per quanto riguarda i rimborsi, bisogna mandarci un'email indicando il nome, cognome e la città e un contatto telefonico su assistenza chiocciola permesso di soggiorno.org. Allora, le persone che hanno bisogno di assistenza legale possono scriverci su un'email ovviamente su legale chiocciola permesso di soggiorno.org. Quindi non esitate di contattarci, vi risponderemo piano piano, visto che le domande sono tante, lo sapete che
Se possiamo rispondiamo subito, se non possiamo ovviamente rispondiamo dopo qualche tempo di ritardo, però se avete delle urgenze, delle emergenze, bisogna chiedere assistenza personalizzata. In questo caso lo potete fare direttamente tramite il sito, è tutto chiaro, è tutto indicato. In cui vi garantite di avere una risposta entro 3 ore via email, entro 3 ore via telefono, entro 3 ore, oppure entro 6 ore via email o 6 ore via telefono. Quindi già lo sapete, sul sito e sulla pagina è tutto indicato, è tutto chiaro. Vi ringraziamo per averci seguito. E questa è stata la prima diretta, ovviamente ci sono stati degli errori da correggere. La volta prossima lo faremo anche con delle persone, con degli invitati che ci daranno i loro punti di vista per poter capire bene certi argomenti. Quindi ci scuserete sugli sbagli che ci sono stati. Magari un italiano non tanto corretto, una lettera male pronunciata, oppure ci sono stati dei problemi nel collegamento, magari una domanda fatta che noi non abbiamo potuto rispondere direttamente. Voi ci scuserete su questo, le prossime dirette che faremo andranno bene, se siamo sicuri su questo. E siamo contenti perché fino adesso siete stati molti a seguirci e vediamo che siete connessi ancora in tanti. Adesso ci sono circa 60 persone già che stanno guardando questo e cercheremo di lasciare questo video a disposizione di tutti perché possa essere utile. Quindi, se ci sono delle domande inerenti a quanto detto in questa prima prova ad una diretta, le potete fare e noi torneremo su questo, torneremo su tanti altri argomenti che avremo scelto. Cercheremo di farlo almeno ogni settimana una. Quindi vedremo un giorno che vi va bene e magari potremo fissarci un appuntamento. Così ogni giorno, ogni settimana avremo un argomento di cui parlare. Così per poter dare dei chiarimenti, risolvere dei dubbi. Ringraziamo tutti per averci seguito e buona serata e buon fine settimana a tutti e buon lavoro a chi sta lavorando e buon lavoro alle colf, alle badanti che sono in attesa del permesso di soggiorno. Buon lavoro anche alle persone che sono in attesa da tanto tempo della risposta da parte della questura del permesso di soggiorno. Buongiorno anche alle persone che magari oggi dalla questura hanno avuto una risposta negativa, che il permesso di soggiorno non può essere rilasciato perché manca un requisito, perché manca un documento. E buon fine settimana a tutti, ci sentiremo le prossime volte. Non esitare quindi di visitare questa pagina, di visitare il sito nostro, il sito vostro, permessodisoggiorno.org.